Oh, Paola, ciao, amica. Paola, ciao. Gente, qua è panico puro. No, comunque, mi vedete questo video struccata, sfattonata, merda, pelosa, cogliona, scema? Perché? C'è un perché a tutto questo. Ma perché mi devo preparare psicologicamente. È una storia troppo lunga per spiegarvela. Quindi vi dico che accettatemi così perché sono stupenda lo stesso. E poi vi faccio vedere le mie nuove unghie che, cioè, paura e delirio proprio. Ok, perfetto. Ah, tutte me le avete chiesto, non me le faccio più da sola le unghie perché ci impiego troppo. Per farmi le unghie da sola, con la sinistra sulla destra, ci impiego 60.000 ore. Quindi andiamo a, vin allora, a vinti. Andiamo a vinti. Sto facendo video collaborazione con. Rullo di tamburi. La Cristina. Wow! Quella meravigliosa, unica, stupenda, meravigliosa. Wow! Ma mi stanno chiamando? No, e perché. Tra le altre cose, questo video lo dovevo caricare l'altro ieri, ma sono un po' stronza. Cioè, non è che sono un po' stronza, è che devo fare tantissime cose. Di conseguenza, una cosa tira l'altra, il video è balzato. Amore, silenzio. Quindi, adesso sono qui a elencarvi le 5 cose che amo e le 5 cose che odio. Iniziamo subito, così che. Parentesi, ovviamente il link della mia collaboratrice, chiamiamola così, che adoro. Della Cristina, ve lo lascio tutto qua sotto, link al video, link a tutto. Ruttino. Perfetto. Andiamo avanti, iniziamo. 5 cose che amo. La prima cosa che amo è la mamma, che ovviamente non è una cosa, però la mamma, veramente io ce l'ho nel cuore, perché io ho un rapporto con mia mamma che penso ce l'ho solo io con mia mamma. E quindi volevo fare proprio un video di questa storia del rapporto con i parenti, perché io ho una cosa tutta particolare con i miei parenti. Vedete quella cazzo di manina? Adesso la mozzo, figa. Ho dovuto rifare 3 volte questo video. 3. Vabbè. Mia mamma, cioè, l'amo. È proprio la cosa che io amo di più al mondo. Non c'è cosa che tenga. Cioè, mia mamma è l'amo. Andiamo avanti. La seconda cosa che amo è l'hardcore. Sì, la mia musica meravigliosa, cioè stupenda, ragazzi. Io la mattina mi sveglio e penso hardcore, cioè non è che è proprio hardcore nel cuore, hardcore tutta la vita, hardcore in the earth. Ok, andiamo avanti. Poi la terza cosa che amo, amore, basta! No, scusate se gli urlo, però giuro, è tutta la mattina che mi sta facendo impazzire. Stamattina è schizzato il pazzo. Vabbè, andiamo avanti. La terza cosa che amo è comandare. Io amo ordinare le cose alle persone. Cioè, io amo quando le persone stanno ai miei comandi. Lo so che non è una cosa bella, lo so che non è da fare, lo so benissimo, ne sono consapevole. Già il fatto che ne sono consapevole è una cosa positiva. Però io amo proprio dare ordini. Mi piace dire tu fai quello, punto, lo fa, capito? Ok, perfetto. Quarta cosa che amo. È tutto ciò che riguarda unghie, trucco appunto. Trucco ora non si direbbe perché sembra una talpa incagnita. Però mi piace proprio. A me Mi piace piace andare truccarmi. in Mi palestra, piace anche andare in palestra. Cioè, truccarmi, quando io mi metto lì e inizio a truccarmi, a me proprio. Cioè, mi rilassa proprio truccarmi. Mi sento, cioè. Non lo so, poi quando ho finito mi sento anche più bella, quindi cioè sono proprio contentissima. Truccarmi è la cosa migliore. E poi fare le unghie, cioè farmele fare, metto là proprio relax, poi decidere che brillantini usare. Mi piace. E collegato a questo, la quinta cosa che amo è me stessa. Perché ovviamente dopo che io ho fatto tutte queste cose, amo me stessa, amo guardarmi, amo ascoltarmi, amo riguardarmi nei video, amo me stessa, cioè amo me, punto. Quindi passiamo alle 5 cose che odio. Woo! La prima cosa che odio è quando mi fanno troppe domande. Amore, c'ho la tosse, plic. La prima cosa che odio è che quando mi fanno troppe domande, quando mi continuano a fare tantissime domande a cui io magari non voglio neanche rispondere, ma iniziano con una raffica di domande. Se io ti voglio dire le cose, ti inizio a raccontare io e ti dico tutte le cose, non che tu continui a chiedermi, proprio tante domande mi danno fastidio. E voi direte, ma scema di merda, a tutti gli altri videotag hai detto che ti piace rispondere alle domande? Sì, ma a questo genere di domande, nel senso, i tra virgolette quizzini dei tag, cioè, capito? Non le domande su me stessa. Cioè, non
non so come spiegarvi, vabbè. Seconda cosa che odio e che tutti già sapranno perché mi amano è il vomito. Io ho il vomito, vomitare, tutto ciò che riguarda il vomito, che può essere il rigurgito, la nausea, tutto io odio, 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 non voglio neanche parlarne. Poi la terza cosa che odio è la musica bassa in macchina. Cioè, a me la musica alta mi fa Se vivere il vuoi pulire io fastidio. sincula. Se le, la È per forza che io mi vado amore, solo. basta. Scusate, stiamo chiudendo una chat. La musica alta, cioè non alta, nel senso tamarroie, no, però abbastanza altina, non bassa di sottofondo. Mi rilassa, mi fa vivere meglio il viaggio in macchina. Comunque la musica bassa in generale, cioè a me la musica piace sentirla bella. Poi, la quarta cosa che odio è il formaggio. Perché io non mangio nessun tipo di formaggio, odio. Odio qualsiasi mozzarella, mangio solo quella di Seriate, che voi direte, oh, mozzarella si fa solo al sud. Non mi interessa, io non la mangio, non mi interessa, cioè, proprio una cosa che non mi tocca come cosa. Voi potete dirmi anche che è buonissima, che è la cosa migliore del mondo, ma a me non interessa. E il formaggio di altri generi, quelli bucati, quelli marci, quelli non mi interessa. Cosa cazzo stai facendo? Vabbè, e come ultima cosa che odio è l'ignoranza, la stupidità e la mentalità chiusa nelle persone. Mentalità chiusa, la mentalità chiusa nelle persone. Io non mi piacciono le persone che non ragionano, non mi piacciono le persone che non capiscono, non mi piacciono le persone che non sono intelligenti, cioè proprio quelle che stupide, le persone stupide, quelle che non capiscono le cose, che non ragionano, che oh. L'ignoranza in generale, proprio il fregarsene, no, il fregarsene lo faccio anch'io, però un attimo, amore, perché adesso veramente questo 6 anni è ancora il ciuccio, vi rendete conto? E quindi c'è proprio questa cosa. Io l'ho tenuto fino a 7 anni e mezzo, è vero. Vabbè, proprio una cosa che non mi piace delle persone è appunto questa cosa qua. Che magari non sanno neanche tenere un discorso logico continuo, capito? Non seguono il filo logico della cosa. Mi dà fastidio, è una cosa che odio veramente Vuoi tanto. dire che io sono stupido? O tipo quelli che si scrivono, che mi scrivono in chat e continuano a ridere. Cioè, non che continuano a ridere perché rido anch'io, però che come risposta ti dicono ha ha ha. E quindi? Cosa ti dovrei rispondere? Dimmi. No, cioè, spiegatemi ora io cosa dovrei rispondere a ha ha ha. Questa cosa odio, odio, odio. Quindi queste erano le 5 cose che odio, 5 cose che amo, le prime che mi sono venute in mente. E niente, arriveranno altri video collaborazioni. E infine, ho pensato una cosa. Se volete, perché io non riesco più a trovare le domande assurde sotto il video, perché oggi sto rispondendo a tutti i commenti sotto i video, però le domande assurde è difficile trovarle. Quindi facciamo l'hashtag, inventiamo l'hashtag di Paola. Ciao, sono contentissima, però ovviamente dobbiamo inventarci domande assurde a Paola. Ciao, così almeno nessuno lo può copiare e solo io lo posso trovare. Adesso il bambino purtroppo lo vedrete. Questo è l'ultimo video in cui lo vedrete. Piccolo, piccolo, vai. E basta. Adesso tipo stavo muovendo il mouse convinta del fatto che sarebbe arrivato nella telecamera, che poi alla fine il cellulare è tutto rotto. Comunque martedì 9 inizio un lavoro fantastico che poi vi dirò, nella quale mi hanno accettato le unghie lunghe e mi hanno detto che mi devo vestire tutta di nero, cioè il lavoro che fa per me proprio. E niente, poi vi aggiornerò. Quindi un saluto, un bacio alla Cristina, ovviamente, che mi tagga sempre.